un'opportunità per tanti ragazzi in forte difficoltà e senza famiglia. Sull'affido, un'iniziativa nel servizio di Carlo De Cesare. Presentato a Napoli nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino il progetto Famiglie di Cuore, volto a sostenere la genitorialità e le attività educative delle famiglie nel lungo e impegnativo percorso dell'adozione. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli e realizzato dall'ONUS Azione per Famiglie Nuove, prevede gratuitamente presso la sede regionale di Grazianise corsi a numero chiuso e uno sportello di consulenza su prenotazione. L'associazione, ispirata al movimento dei focolari di Chiara Lubich, svolge dal 1998 attività a sostegno del disagio familiare e dell'infanzia svantaggiata. L'adozione di un bambino è un percorso lungo e laborioso, dove la famiglia si apre alla diversità del patrimonio genetico, a volte di razza e di cultura, dell'adottato. Una sfida affascinante e impegnativa. Il progetto Famiglie di Cuore vuole essere una risposta alle necessità dei bambini delle famiglie adottive che, essendo stranieri, hanno il problema di inserimento sociale e scolastico. Noi, attraverso sportelli gratuiti, vogliamo aiutare queste famiglie ad avere risposte e aiuti che a volte non trovano nelle istituzioni. La pagina sportiva, nonostante